Doppietta di Tomassini, grande protagonista del derby e gol di Pepe. Il Pineto ribalta così il Giulianova. In fila il decimo risultato utile, consolida il quarto posto, soprattutto torna ad espugnare il campo amico dopo oltre due mesi. Dal canto suo l'11 giallorosso interpreta bene il primo tempo. Nella ripresa invece il calo fisico e la maggiore qualità del potenziale di Daniele Amaulo fanno la differenza. Il tecnico del Giulianova, Dario Bolzan, e il presidente del Pineto, Silvio Brocco. Qual è la verità? Sì, la verità sta in mezzo a quello che hai detto te. Sicuramente quando sono venuto a mancare un po' la lucidità per un calo fisico, è lì che viene fuori l'assenza di Napolano, che è un giocatore di una qualità che non hai in rossa. Ma a questo aggiungo che è venuto fuori le qualità tecniche e fisiche del Pineto, perché il Pineto, ragazzi, è una squadra che ha dei doppioni, che ha dei cambi importanti in panchina. Insomma, credo che è una delle rosse più attrezzate di questo girone. Presidente, intervista bagnata, intervista fortunata, potremmo così, già dire così. Questo è un tuo motto però. Assolutamente. Comunque complimenti per la vittoria, anche perché in casa il Pineto ha sempre fatto un po' fatica, no? Sì, soprattutto negli ultimi incontri, però oggi molto bene. Sono stati molto determinati, hanno fatto un bellissimo secondo tempo. La squadra mi è piaciuta e quindi hanno meritato, insomma, di vincere. Assolutamente, poi una squadra piacevole anche nello sviluppo della manovra. Sì, un primo tempo tra l'altro ben giocato anche dal Giulianova. Anche dal Giulianova, no? Certo. Sono andati in vantaggio meritatamente con un rigore netto e quindi poi dopo siamo stati bravi, insomma, a recuperare la partita. E poi questo secondo tempo che è stato, diciamo, più Pineto molto più determinato, ha voluto la vittoria. Pineto schierato secondo i canoni del 4-2-3-1, Fratangelo e Cerceluti esterni, Esposito alle spalle di Tomassini, non al meglio Stefano Amadio parte dalla panchina. Per contro il 5-3-2 disegnato da Bolzan, pesante l'assenza per la squalifica di Napolano, Lennart, Metronomo, Mezzali, Balducci e Torelli, davanti Barlafante a ridosso di Di Paolo. Comincia meglio il Giulianova, buon approccio, 14esimo, bravo Barlafante a destreggiarsi in area, ingenuo Pepe, fuori tempo sull'avversario. Rigore ineccepibile sul dischetto di Paolo, che l'ex Shiba conosce molto bene. Brivido, l'estremo di casa intuisce, ma non basta. 1-0 Giulianova. Immediata però la reazione del Pineto. Schema sul calcio franco. Marianischi dentro per Tomassini che va giù. Ferrini rischia. 10 minuti più tardi, 28esimo, il gol del pareggio. Cross panoramico di Della Quercia. Vuoto l'ex Mazzocchetti. Tomassini ringrazia. Evidente l'infortunio del portiere giallorosso. 1-1, finale di frazione. Fratangelo vince un rimpallo, si accentra e ispira Esposito, che mette in mezzo Fuschi, altro ex provvidenziale in chiusura. Avvio di ripresa dopo una manciata di secondi, cross di Cerceluti, chance per Tomassini che impatta male. Il Giulianova sparisce via via dal campo. 14esimo, errore di De Fabritis. Tomassini lavora col fisico, protegge il pallone e col mancino non lascia scampo all'incolpevole Mazzucchetti. Situazione dunque ribaltata, doppietta per il centravanti pinetese, in campionato sono 15. Fazzini per Antonelli, Tozzi Borsoi rileva Lennart, 3-4-3 al 30esimo invece Crisci rileva Barlafante. Naturalmente l'11 di Amaulo punge di rimessa. 35esimo, Esposito riceve da Camplone, libera il destro sporcato dal gran recupero di Di Paolo, che sul versante opposto prova senza esito ad insidiare la porta di Shiba. Sarà l'unica conclusione dei giallorossi nella ripresa. Poker di sostituzioni da parte di Amaulo. Dentro Amadio, Massa, Cruz e Di Rocco. Attacco totalmente nuovo. Camplone riscuote applausi per questa acrobazia. In pieno recupero Mazzocchetti respinge il destro di Massa, che subito dopo in contropiede entra in area, sterza su Ferrini che commette fallo. Nessun dubbio per Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Altro penalty, questa volta per i biancazzurri, che Pepe trasforma di potenza e precisione. Palla sotto la traversa. Pineto batte Giulianova 3-1. Adesso il vantaggio è ulteriormente diminuito. Tre partite da giocare davvero al massimo delle forze. Io ritengo che la nostra situazione sia dovuta alle tre trasferte, che sono Sant'Arcangelo, Jesina e Isernia. Sono quei punti che ci mancano. È lì dove ci siamo mancati, dove io mi prendo le mie
le mie responsabilità, ma per quanto mi riguarda, finché io sono allenatore del Giulianova darò me stesso, tutto me stesso, darò l'anima per provare a tirare fuori questa squadra da questa situazione. Sono 10 risultati utili consecutivi, l'ultima sconfitta risale al recupero col Matelica del 6 febbraio. Matelica, sì, sì. 5 vittorie e 5 pareggi, insomma un finale in crescendo, un po' come è accaduto lo scorso anno, se vogliamo. Sì. No? Io continuo a dire la meraviglia del Pineto di quest'anno, delle 9 vittorie fuori casa, d'aver fatto 31 gol fuori casa, penso che sia un record storico per noi. Quindi bene, bene, ragazzi, veramente encomiabili, un grande merito. È possibile ancora scavalcare, secondo il presidente Brocco, l'area canatese e conquistare la terza piazza? Non lo sappiamo, mancano 3 partite, loro sono un'ottima squadra, una bellissima squadra, ma noi siamo contenti di rientrare, diciamo, di entrare in questi playoff, quindi penso che con la vittoria di oggi, insomma, ci siamo. La domanda più importante me l'ha suggerita un suo collaboratore. Se vogliamo andare in Serie C. Ecco, sì, scontata la risposta, studiare, però la domanda c'è. Bisogna ancora studiare per la Noi Serie ci divertiamo così con questa categoria, okay. Poi dopo vediamo. Però il prossimo anno ci sono progetti ambiziosi in vediamo, tal senso. Vediamo, col vediamo. Pescara. La sinergia col Pescara, vediamo un attimino. Tomassini, citazione di merito, doppietta, grande fantastico, protagonista, fantastico. 15 gol, tanta roba. Fantastico, il suo ruolo è quello di fare gol, quello che faccio io quando gioco. A proposito, tra breve faremo una partitella, sì, perché insomma il campionato quando volge vuoi. Al termine. Quando vuoi.